Piantala! Lascialo in pace. Cominciarono quelle stranezze che davano così fastidio a suo padre. Ne dava la colpa a quell'anno passato in prigione. Soprattutto non gli piaceva quel lavoro e non sapeva cosa fare di sé. Fortunatamente arrivò ad Assisi un grande signore a reclutare figli di ricchi. C'era tutto un progetto di conquiste in Puglia. Un'opportunità per i giovani in cerca di gloria, avventura. Diventare cavaliere era il sogno di Francesco e naturalmente rispose all'appello. Era la seconda volta che lo vedevo. Era confuso come un bambino. Quello? Vorrei vedere con me. Sì. Ecco qua. Questo è di gran moda, voglio dire, ecco. Faccia. Piazza. Tu hai proposto di vendere a credito e io a credito do il denaro. Adesso il leguleio ti informa di tutti i dettagli. Se vuoi partire con un signore così importante, è chiaro che ti dovrò fare un corredo all'altezza. Oltre all'armatura ci vuole il cavallo, si capisce? Confiniture belle, ben fatte. Uno scudiero con cavallo e il mantenimento. Tutto questo mi viene a costare almeno due poderi. Va bene, mi sta bene. Ne vale la pena perché voglio che diventi conte. E magari ci riesci, questa è la volta buona. È la mia occasione. Signore.
Perché hai tanta fretta di andare a Foligno? Devo vendere queste stoffe. Non è meglio se ci vai con tuo padre? Non c'è tempo. Mi aspettano. Chi? Quale cliente? Non ti preoccupare. Pietro di Bernardone vuole bene a suo figlio Francesco, ma questa decisione di lasciare tutto, di lasciare casa, famiglia, lavoro per dedicarsi a riparare una piccola chiesa di campagna, no, questo è inaccettabile. La gente prende Francesco per matto, ride di lui e ride della sua famiglia. Francesco sta compromettendo l'onore di Pietro, di mamma Pica, dei suoi fratelli, di tutta la sua famiglia. Questo è inaccettabile. Pietro di Bernardone, inferocito, dalla città scende a San Damiano per riportarsi a casa Francesco. Francesco non ha il coraggio di affrontarlo e per un mese si nasconde in una grotta sotto uno degli edifici del complesso di San Damiano. Francesco si interroga e dice: ma come, io cavaliere che voglio la gloria, voglio entrare nella storia per il valore delle mie imprese, non ho il coraggio di affrontare mio padre? Ecco, trova il coraggio di andargli incontro. Il padre lo porta a casa, lo rinchiude in cantina sotto chiave nel tentativo di fargli cambiare idea. Quando Pietro torna a casa e viene a sapere della decisione della moglie e di quella di Francesco, va su tutte le furie, trascina in tribunale Francesco. Francesco è costretto a comparire davanti al vescovo di Assisi in giudizio, citato da suo padre Pietro di Bernardone. Il penitente, con atto pubblico, dichiara che da questo momento in poi rinuncia a qualsiasi diritto sulle sostanze del padre. Figlio mio, rifletti. Da questo momento potresti essere spogliato di tutto, da ogni tuo diritto. Dice di averci pensato e ha deciso. Ma adesso dammi retta, andiamo a casa. Non posso accettare questo, signor vescovo. Non è giusto che un figlio offenda il padre in questo modo vergognoso. Ho speso un patrimonio per tirarlo su come un signore. L'ho pagato a peso d'oro per farlo uscire dalla galera. Sono sempre stato pronto a dargli tutta la mia fiducia. Francesco. Ho un altro padre.
Auguro tanta pace a voi. Signore, auguro la pace e tutto il bene. Per voi e per i vostri. Fuori di qui! Vattene! Fuori! Avanzi per i cani, ma si attesta bene. Grazie. Vieni, tu esci da qui. No, aspetta. Mi basta soltanto qualcosa. Ah, smettila. Ho un appuntamento importante. Con chi? Con mia madre, le mie sorelle e tre figli. Resta con noi. Non andare. Francesco. Ehi, guarda chi c'è. Francesco. È Francesco. Come stai? Vieni qui. Francesco. Stai bene, non ci riconosco. Che c'è? Siamo i tuoi amici. Ma che cos'è? Hai fame. Francesco. Hai fame. Quanto a un programma, capisco la tua domanda, Bernardo, perché tu sei un uomo preciso, ma in realtà non ne ho uno. Non so nulla. Io... so queste parole. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai. E dai tutto ai poveri. Non portate niente con voi. Né borse, né denaro, né sandali. Chi sceglie di venire con me deve rinunciare a se stesso. Prenda la sua croce. Thank you.
Mi presti ago e filo? No. Faccio io. Non ti riceverà mai. Perché no? Innocenzo III studiava a Bologna quando c'ero io. Un cervello fine. Una persona sensibile. Allora ci parlerei più. Se vuoi io ti ubbidisco, ma il mio consiglio è che ci parli tu. Piantatela con questa storia. Andiamo, hai bisogno di lavare. È un ordine del cardinale di San Paolo. Seguitemi. Chi li ha fatti entrare? Il cardinale di San Paolo, signor Papa. Di che cosa ci accusate? Tutti accusano Roma di qualcosa. Loro non accusano nessuno. Non conoscono parole di odio. Amano tutti. Inclusi noi. Vogliono vivere secondo il Vangelo e chiedono che sia confermata la loro regola. Questa è la vita del Vangelo di Gesù Cristo che i penitenti di Assisi chiedono che venga approvata. I penitenti devono vivere in povertà, castità e amore, seguendo l'insegnamento di Gesù Cristo, il quale diceva: vai, vendi quello che hai e dallo ai poveri, eccetera. Inoltre a noi li ha raccomandati il loro vescovo, che è una persona di provata fede. Dovremmo dichiarare che vivere la vita del Vangelo è impossibile. Questo certamente non possiamo dichiararlo. E non lo faremo. Parla. Il Papa ti ascolta. Io sono confuso. Credi sia importante vestire da miseri? È solo un primo passo. Vestire come l'uomo nuovo. Eravate ricchi e ora siete poveri. Come resistete in un mondo guastato dal peccato? Le sue orme sono coperte di polvere, confuse con altre di impostori. Noi non siamo poveri. Come potrai amarci? Senza giudizio. Non saremo noi a frenare ogni grazia possibile. Se sarete veramente uomini nuovi, si vedrà, vi aspettiamo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Nata tra il 1193 e il 1194, da adolescente fu conquistata dal San Francesco, di 12-13 anni più grande di lei, e dopo averlo sentito predicare nella quaresima del 1210... È così facile essere devoti alle immagini di legno. Loro non soffrono né fame né freddo. Pregherete con noi. Beata Irene, paralizzata e pacifica. Beata Eugenia, lebbrosa che non maledice. Beato il piccolo Luca in cielo. Beato il piccolo Luca in cielo. Nella notte della Domenica delle Palme dell'anno seguente, fuggì dalla casa paterna e, accompagnata dalla zia Bianca e da Pacifica, raggiunse la Porziuncola, come era chiamata allora la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, dove era attesa da Francesco e dai suoi frati. Qui la rivestì di un semplice saio, le tagliò i capelli, consacrandola alla penitenza, e la affidò alle suore benedettine di San Paolo a Bastia Umbra. Inutilmente i familiari cercarono di riportarla a casa. Sono qui, loro lasciateli stare. Torna a casa, la farsa è finita. Sono già a casa. Ho fatto un voto. Un voto a chi? A questi balordi, questi? Più tardi, su consiglio di Francesco, si rifugiò nella chiesetta di San Damiano, che sotto la protezione del vescovo Guido diventò la casa madre, detta delle povere recluse di San Damiano, e dopo la morte della santa, delle Clarisse. Qui Chiara visse per 42 anni, quasi sempre ammalata, seguita da molte sue amiche e parenti, la madre Ortolana, la zia Bianca e la sorella Agnese Beatrice. Fedele alla scelta di rigorosa povertà, che era per lei l'unico modo per preservare una sua specifica identità. La fermezza di carattere, la dolcezza d'animo, il modo di governare la comunità con carità e avvedutezza le proclamarono la stima dei papi del suo tempo. Nel 1234, quando Assisi fu attaccata dall'esercito di Federico II, Chiara mise in fuga dei mercenari saraceni, mostrando loro un ostensorio contenente un'ostia consacrata. Morì l'11 agosto del 1253 e alle sue esequie partecipò Innocenzo IV con vari esponenti della Curia Romana. Fu canonizzata nel 1255. Nel 1958 Pio XII la proclamò patrona della televisione, in ricordo del miracolo di cui fu protagonista la santa, che, inferma nel letto, poté vedere miracolosamente la liturgia del Natale celebrata nella chiesa di San Francesco. In molti ci presero sul serio, forse anche in troppi. Il perché era? Il perché era lui. Per me fu come un terremoto. Cambiò la mia vita. La parola della nuova grazia si diffuse così tanto che giovani di ogni paese vollero diventare nostri fratelli. Diventammo così numerosi che fu stabilito di incontrarci almeno una volta l'anno. A Pentecoste, qui ad Assisi. Francesco. No, no. Alzate. Tu da dove vieni?
Vengo da Friburgo. Piedibus. Sì, a piedi. Pace a te. E voi? Venezia. Bologna. Parigi. Tu dici, non portate nulla con voi. Vuoi dire nudo e crudo. Nudo come questa mano. Nessuno ci obbliga. Siamo i fratelli senza nulla. Non giudico chi sta in alto. Dico solo che noi abbiamo scelto d'essere in basso. E senza nulla. Perciò anche senza paura. La regola esiste. È il Vangelo. Io sto così in basso. Con la polvere. Non so niente. Ho potuto solo ascoltare. Ascoltare. Finalmente sono riuscito a sentire queste parole. Beati sono i poveri e beati tutti voi che piangete. Ho sentito anche questo. Guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Benedite quelli che vi insultano e amate i vostri nemici. Amateli davvero. Non giudicate. Chi siamo per giudicare qualcuno? E poi la misericordia del Padre è insondabile. Perdonate anche 10 volte e anche 1000 volte. E più di ogni altra cosa date. Date. Senza una regola articolata e accettabile, questa gente, altra che verrà, anziché una milizia utile alla Chiesa, diventerà una banda di girovaghi,
La comunità sta diventando così vasta che non può essere affidata soltanto alla sua ispirazione spontanea. Non esistono norme disciplinari. Non ha la preparazione teologica e giuridica per tenere in pugno un ordine religioso. Il suo fervore, però, la sua obbedienza alla Chiesa ne fanno un uomo prezioso. Certo, ma il movimento è ad una svolta. Molte volte non vengono accettati dalle autorità locali perché non hanno alcun documento che dia loro una garanzia. Però così sono liberi. I documenti legano. Vengono presi per dei pezzetti. Non accetto di avere studiato per tanti anni all'università per vedere tutto concluso con un «Beati sono i poveri e i semplici». La popolarità di Francesco è enorme. Io ne sono stupito. E i giovani che vogliono aderire sono tanti. Bisogna afferrare le redini immediatamente. Pensi che la pratica del Vangelo dovrebbe essere più accessibile? Non puoi chiedere l'impossibile a un essere umano. Riduci il tuo sogno. Non è bello, lo capisco. È anche triste, ma necessario. Devi essere ragionevole. Non sarà fatto niente contro la tua volontà. Se devo parlare, allora dico, andate per il mondo a mani vuote, come questo bambino. Dimenticatevi di me. Io per voi sarò come morto. Da ora in poi, il nostro nuovo capo sarà Pietro Cattani. Noi gli ubbidiremo. No, Francesco. Francesco.
Siamo soli, Francesco. Puoi alzare il cappuccio. Francesco. Shh. Impariamo dai sassi. Imparare cosa? Il silenzio. Siate sempre cortesi con tutti. Scrivi anche questo. E siate l'uno per l'altro come una madre. Conosciamo il Vangelo e ci piace. Cosa pensi che dovremmo fare? Scrivere quello che conosciamo e ci piace. Gesù dice: vieni e seguimi. E l'uomo chiamato che cosa fa? Deve abbandonare tutto e seguirlo. Io, leone, pecorella di Dio, sarei stato molto più severo prima di accettare tanti fratelli. E soprattutto quelli dalla parola troppo facile. Di semplicemente che a furia di critiche e obiezioni lo hanno confuso, umiliato. In quei momenti aveva l'impressione di aver sbagliato tutto e temeva di essere matto davvero, non un uomo pazzo di Dio. Francesco! Francesco! Risposto senza riserve. Sì, senza riserve. Desidero stare solo. Parlami! Sei caduto. Ti sei fatto male. Ha risposto. Deus exit. Vado. Corro. Dopo giorni e giorni mi ha sorriso, finalmente, e mi ha abbracciato. Tu hai visto niente? Visto?
Silenzio. Per qualche attimo ci fu un silenzio totale. E non te ne ha parlato? No, restò un segreto. Tranne che per Chiara. Pensai che l'amore aveva reso il suo corpo identico al corpo dell'amato. Mi chiesi se io sarei mai riuscita ad amare così tanto. A cercare delle coperte. Dove? Non lo so nemmeno io. La solita febbre, guardate. Sì. Mi fa male anche lo stomaco e poi io... Ci vuole un dottore? Non vuole. Nella sua memoria, arrivato ormai in punto di morte, perché il testamento fu scritto poche settimane prima della morte di Francesco, arrivato in punto di morte, quando sente il bisogno di ricordare a se stesso e ai compagni, ai suoi confratelli, il momento della sua conversione, non parla di miracoli, non parla di visioni, ma parla dell'incontro. Parla, cioè, in primo luogo del... una vita di penitenza che caratterizzò il distacco tra la vita secolare e la vita religiosa, e in quel contesto di vita penitenziale l'incontro e probabilmente la convivenza, il servizio per un certo periodo con i lebbrosi. Vediamo la trascrizione del testamento di Francesco d'Assisi. È sicuramente tra tutti gli scritti di Francesco quello ritenuto dagli studiosi più importante per ricostruire l'esperienza cristiana di Francesco d'Assisi e della primitiva fraternita dei frati minori. Nella prima parte del testamento, che noi vediamo qua, Dominus itat adelit mihi, Francesco ricorda proprio la sua conversione, quando ricorda appunto l'inizio del suo fare penitenza, incipere, facere penitentiam, e soprattutto ricorda l'esperienza di misericordia, di convivenza che nel primo periodo della sua conversione fece con i lebbrosi. La morte di San Francesco ci conduce nuovamente alla Basilica della Porzioncola, presso la Cappella del Transito, costruita nel punto ove, il 3 ottobre del 1226, il Cavaliere di Cristo ottenne la sua più grande vittoria. Prima della morte si era fatto posare sulla terra, nudo,
come era rimasto quando abbandonò il genitore paterno, in segno di assoluta povertà. Chiese che gli venisse letto il Vangelo, il passo dell'ultima cena. La scrittura si aprì nel punto preciso da lui desiderato. Le parole di Gesù Cristo alleviavano il dolore, accendevano in lui l'ansia di un momento che aveva per tanto tempo atteso. Era triste perché doveva lasciare i suoi fratelli, ma il suo cuore era colmo di indicibile gioia perché stava per giungere il momento in cui sarebbe salito in cielo al fianco di Dio. Stava per staccarsi da fratello corpo, duramente provato dalle malattie, di cui non si era mai lamentato. Lodò il Signore con la sua preghiera preferita. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, ed ogni benedizione. A te solo, Altissimo, se confano e che nullo uomo, e ne digno te, mento vale. Lodato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messorlo frate sole. Il sole e le stelle, per la prima volta, videro un uomo morire in così grande gioia. Il corpo di Francesco venne provvisoriamente sepolto nella chiesa di San Giorgio. Ci rimase fino al 1230, quando fu traslato nella basilica eretta in suo onore. La chiesa di San Giorgio, oggi basilica di Santa Chiara, custodisce attualmente le spoglie della povera dama. Il Colle del Paradiso. Quale più giusto nome al luogo dove si erge la stupenda basilica di San Francesco? Al suo interno, dal 1230, è custodito il corpo del Cavaliere di Cristo, un grande tesoro racchiuso in uno stupendo gioiello architettonico. Un luogo austero, umile e povero, dove diviene quasi tangibile tutto l'amore che egli seppe donare a Dio, agli uomini e al mondo intero, senza mai chiedere nulla in cambio. Intorno al sepolcro, ai quattro angoli dei muri circostanti, le tombe dei compagni più cari di Francesco.